Radio DJ. Tra poco Cattelant con Alessandro Cattelant. DJ, riavvolgi. I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. Would you go to bed with me? I've noticed you around. I find you very attractive. Would you, bed with me? Ci scrive Depa. Possiamo dirlo che il vostro primo pezzo è di gran lunga il miglior pezzo di ogni giornata di Radio DJ? Sì, possiamo dirlo, anche se con la maturità ho capito che la musica non è meglio o peggio quella di un'epoca, dipende sempre da che ricordi tu ci hai legato. Eh sì. Quindi se tu nel 1998 avevi 18, 20 anni, sicuramente questo pezzo qua ti sembrerà migliore. Però in realtà la musica è sempre bella tutta, tranne quella degli anni 90 che è in assoluto la migliore. Quella è obiettivamente la migliore, però se no la musica è sempre bella, dipende dai ricordi che ci leghi. Non per il tuo amico che la odia tutta. Tranne per il mio amico Diego che odia proprio tutta la musica in quanto tale. Sai che a me questa musica, granchio, questa a me mi fa cagare. Tanto resto in galera. Buongiorno a tutti ragazzi, siamo pronti a iniziare, sigla! Perché Granchio, a me ti devo dire... Ma Granchio sei tu? Sono io, Granchio sei... Granchio, a me la musica mi fa cagare. Ma Granchio, perché Granchio è anche lui, noi siamo Granchio e Granchio. Ma Granchio, ma quale musica? Granchio, tutta la musica. Beh, da dove arriva sto Granchio? Ci chiamiamo così da quando giocavamo a pallone insieme, Granchio, eravamo lì, perché forse stavamo attaccati con le chele, Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, spero che sia una bella giornata per voi. Io mi sono già preso un freddo, un'acqua, perché questa mattina dovevo fare un lavoro prima di venire qua. Milano, quando piove, comunque, cioè un po' tutte le grosse città così, però si congestiona, quindi sembra sempre la prima volta. Non potevo prendere la macchina, anche perché una macchina sola ci abbiamo e serviva per le bambine per andare a scuola, vanno loro, guidano. No, Ludovica ha portato le bambine, io ho preso il motorino, un freddo, un'acqua, mamma mia, un disagio. Sai cosa mi potrebbe riscaldare, Maurizio? Una bella serata ad ascoltare le tue parole e vino. Parole al vino. Con Francesco Quarna. Siamo bravi. Allora, Maurizio farà una serata, prende parole note, sì. Poi ne parleremo più avanti, sì. Però l'idea è parole note, tentativo naufragato. Allora proviamo. Ecco, vengo. Allora,
Proviamo a allargare il target. Quindi, siccome qui in radio abbiamo un grande produttore di vino che è Francesco Quarna, fanno parole al vino, cioè poesie mentre si beve, che magari l'alcol aiuta. Esatto. No, dico che può essere declinato in tantissime cose. Se avete una ferramenta, fa parole bulloni. Sì, 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 parole brugole. Lui può fare quello che... Avete una cartoleria, parole post-it. Non lo so. No, stai qua, Walter, che mi servi per raccontare quello che devo raccontare. Vabbè, comunque sia, poi ne parleremo. Ragazzi, oggi vorrei provare a fare insieme a voi una puntata un po' introspettiva. Quindi non è che c'è proprio un tema, non è che c'è proprio un argomento. Vorrei raccontarvi un mio pensiero e vedere voi che cosa ne pensate, se anche voi riuscite a inserirvi in questo ragionamento, se anche a voi è capitato di fare più o meno lo stesso tipo di pensiero, ok? So che abbiamo un pubblico capace di fare cose del genere, non è che serve Slipo Boxer con voi, siete un pubblico migliore di così, ok? So che possiamo parlare tranquillamente di cose. Allora, chiedo anche pazienza, banalizzo dicendo alle donne, ma anche agli uomini a cui non gliene frega una mazza del calcio, perché sto per raccontare una cosa di calcio, ma che in realtà va presa dal punto di vista emotivo, non tecnico, ok? Allora, ieri sono andato via dicendo: oh, finalmente stasera torno a giocare a calcetto. Calcetto, calcio a sette, così. Oh, sì, era quello che mi aspettavo e quello che un po' comunque anche è successo. Ero felice perché era un periodo che accusavo un po' di stress, cosa che a me raramente capitava, però accusavo un po' di stress parlando un po', anche Ludovica mi diceva: ma devi magari sfogarti un po', cioè in palestra dove vado io fanno box, io dicevo: ma a me non me ne frega, cioè non è che ho bisogno di sfogarmi, di muovermi, io ho bisogno di andare a giocare a calcio, un po' della competizione, di quella roba lì, di quando ero ragazzino, che adesso non ce l'ho più e mi manca tantissimo, quindi vado a giocare, di incanalare un po' di aggressività. Anche adesso ci arriviamo anche a quella trip. Anche, ma in senso buono. Praticamente vado a giocare ieri a fare questa partita di calcetto con 20 sconosciuti. Non conoscevo né i miei compagni, tranne uno, che è un ragazzo che mi ha portato, né conoscevo gli avversari. Quindi sono andato lì. Okay. Ciao. Amichevole? No, amichevole un tubo. Cioè, arriviamo lì e praticamente capisco lì che siamo nel bel mezzo, anzi in fase anche abbastanza avanzata, di un torneo nel quale la squadra in cui giocavo io era seconda e quella sera giocavamo contro la prima. Quindi era una partita, cioè erano tutti carichi, bello. Cioè, valevano i tre punti, erano tutti carichi. Io ho detto: dai, bello, giochiamo per vincere. Quindi, ok, figata. Iniziamo a giocare. Partono loro, tu in panchina. No, io gioco, ma che cazzo, perché non stavo in panchina quando giocavo? È un torneo. Ho capito cosa stava. Allora prendo l'acqua in panchino. Vai. Allora, no, iniziamo a giocare. Ovviamente, essendo prima e seconda, loro tra di loro si conoscevano. Quindi c'erano gli avversari: ah, questo è fastidioso per questo per quell'altro. Cioè, c'era un clima da calcio vero, quello che in realtà io un po' cercavo. Quindi era bello. Ma tu hai rimpiazzato qualcuno? Non lo so, forse sì. Anche a me suona strano questa cosa. No, non lo so, sono andato lì a giocare. Vabbè. Incominciamo a giocare, i nostri avversari più forti di noi, però questo rendeva la partita ancora più bella, perché noi eravamo lì un po' in trincea. All'inizio perdevamo 2-0, poi la ribaltiamo 3-2, quindi poi quelli là, essendo anche più forti, incominciano a spingere per pareggiare, ma noi stiamo lì in trincea con i sacchetti di sabbia, difendiamo, bellissimo, in più pioveva, calcio inglese, bellissimo, bim bam, botte da tutte le parti, figata così. Arriviamo verso la fine, loro sbagliano anche un rigore, quindi si innervosiscono un po', eccetera, eccetera. Arriviamo verso la fine, l'arbitro sta per fischiare la fine della partita, il portiere avversario lancia un po' alla disperata l'ultimo pallone su, era l'ultimo pallone della partita, arriva verso di me, faccio, boh, questo è facile, vado di testa, boom, la sparo fuori dal campo, finita la partita. In quel momento uno di loro arriva per cercare di prendere, di far vivere l'ultimo pallone, arriva lì e mi dà una gomitata sui denti in bocca, così. Gratis! Ah, qui può incominciare la discussione. Allora, lì per lì a me è sembrato di sì. Quindi io mi sono incazzato, gli ho detto delle cose molto brutte a questo ragazzo, che quindi a sua volta si è incazzato anche lui. Quindi non la chiamerei rissa, perché per fortuna nessuno si è fatto male. C'è un è partito un parapiglia, ok? C'era un po' di parapiglia. L'arbitro ha fischiato? L'arbitro ha fischiato, sì, poi da lì a niente, ha fischiato la fine. Sì, ha fischiato il fallo, poi ha fischiato la fine. Così. Però è partito un po'. L'arbitro ha fischiato un rigore, comunque. È partito un po' un parapiglia, no? Anni fa Walter mi ha visto in quelle condizioni lì. Anni fa avrebbero dovuto chiamare i caschi blu dell'ONU. Avrebbero dovuto proprio chiamare i carabinieri. L'ho visto portare fuori da tre persone una volta. Davvero? Che lo tenevano, sì. Senza e lui poi, la cosa bellissima, che lui poi a un certo punto faceva finta e faceva: no, va bene, bene, è finita. Quindi faceva due passi da queste persone e ripartiva di corsa per andare a prendere. Però per fortuna non è più quel tempo lì. Poi siamo anche tutti cresciuti. Era un torneo over 35, quindi era bello perché era tutta gente che sapeva giocare, ma avevano tutti più o meno la mia età. Quindi riuscivamo a giocare bene.
bene. Ieri invece bastavano due compagni poco convinti per tenerci, perché è come se ci tenessimo un po'. Sai, quando vedi quei due che bisticciano, ma in realtà si autotengono da soli. Oh, se vengo lì, se vengo lì, però nessuno dei due fa niente. Detto questo, tutto bene, tutto male, ma poi la partita è finita, abbiamo bisticciato un po' io e questo ragazzo qua. Adesso arrivo anche alla conclusione di questo ragazzo. Sono andato a casa. Si è scusato? No, no, ma lui no, ma neanch'io, ma va bene così. Però sono andato a casa con della negatività addosso. Cioè, un tempo, quando ero più piccolo, sarei andato a casa bello carico ancora di questa. Invece adesso litigare mi porto. Cioè, anche nella mia testa avevo ragione. Ok. Anche quando ho ragione, non sto mai bene se litigo. Cioè, poi vado a casa e mi dispiace, dico, Madonna, ma perché? Anche perché ti dirò di più. Il fatto che mi abbia dato una gomitata in bocca è il motivo per cui per me è stata una bella serata. Cioè, io preferisco andare a giocare a calcio contro gente che mi dà le gomitate in bocca piuttosto che contro gente che non c'ha voglia. Cioè, lui mi ha dato una gomitata in bocca perché voleva vincere, no? Non perché voleva far male a me come persona, perché voleva vincere. E quello è il motivo per cui mi sono molto divertito ieri sera. Quindi volevo approfittarne per chiedere scusa a questo ragazzo per come è andata a finire. Anche perché, purtroppo, in periodo di Covid non puoi più farti la doccia lì. Cioè, non c'è più la cosa. Se ti fai la doccia, vai lì, ti fai la doccia, un po' ti passa, esci, lo ribecchi, ti scusi, boh, fine così. Invece, ieri, finita la partita, siamo andati a casa perché pioveva a fare la doccia e mi sono portato questa negatività. Quindi volevo chiedere scusa a lui. Non credo che ascolti la radio. Se ascoltava la radio, siccome ha smesso da ieri, abbiamo perso un ascoltatore. Però, se qualche suo compagno ascolta la radio, vuole scusarsi intanto da parte mia con lui, o se qualche suo conoscente, perché comunque, secondo me, lui oggi avrà detto a qualcuno: oh, ieri ho litigato con quel coglione della radio. Okay, ci sta. Se qualche suo conoscente riconosce l'episodio, iniziate a scusarvi da parte mia quando lo vedete. Se poi un giorno lo rincontro, mi scuserò. Comunque io con San Valentino, no? E comunque era un'ottima serata di San Valentino. Comunque, che la sera di San Valentino 20 disperati sono lì a giocare sotto l'acqua, così siamo proprio dei disperati. Comunque, mi spiaceva aver litigato con questo ragazzo per una cosa che lì per lì ti un po' ti spaventi, un po' ti dà fastidio così, però in realtà ha fatto bene. Cioè, ha fatto bene a darmi una gomitata. Cioè, è il motivo per cui è bello andare a giocare a calcio. Perché ti prendi le gomitate sui denti, perché dai dei calci, perché li prendi. È il motivo bello. Quindi, il discorso che volevo fare con tutti voi era: questa cosa mi ha messo tristezza a casa, perché appunto non ho fatto in tempo a scusarmi con lui, eccetera, Non si è chiusa bene. Dall'altro lato, un po' mi ha fatto dire: Alessandro, cacchio, stai un po' migliorando, stai un po' maturando, evidentemente stai crescendo come persona. Cioè, sei un tempo sarei stato contento, invece ieri mi spiaceva, e quindi l'ho presa anche un po' per dire: evidentemente stai un po' migliorando. Quindi volevo parlare un po' con voi di piccoli cambiamenti che notate nella vostra persona, cose che fino a una certa età, per tutto un periodo, avete fatto e avete giudicato, avete visto con un certo tipo di lente nella vostra vita, e poi crescendo smussate un angolo, imparate a reagire diversamente. Ma sono maturato, può essere. Ecco, se vogliamo banalizzarla, sono maturato. Cioè, cose che vi hanno fatto capire che un po' siete cresciuti di atteggiamento. Niente, sì, ho anche adesso troppa paura che mi rompano veramente i denti. Sì, no, dai, ma a parte sono cose, più diplomatico. Adesso non so la classifica, ma secondo me siamo a pari a loro, quindi andremo ai playoff. Quindi magari ci rincontreremo. Se ci rincontreremo, mi scuserò di persona, se no, scusatevi voi. 347-342-5220, diretta @dj.it, che è il nostro indirizzo email. Noi partiamo di nuovo con un pezzo di Sanremo. Li abbiamo messi quasi tutti, tranne la mia preferita, che è D'Argent Amico. Quella non l'abbiamo ancora messa, speriamo nei prossimi giorni. Intanto c'è Gianni Morandi, Apri tutte le porte su Radio DJ. A forza di credere che il male passerà, sto passando io e lui resta. Mi devo trascinare presto fuori di qua, dai miei pensieri pigri nella testa. Fare qualcosa, oppormi all'inerzia, alla sua forza, che rammollisce il corpo mio da dentro, mantenendo rigida la scorza. E ogni giorno mi sveglio e provo a dire: questo è un giorno nuovo. E se funziona o no, non lo so, forse sì, vai così, vai così, vai così, vai così. Stai andando forte, apri tutte le porte, gioca tutte le carte, fai entrare il sole. Stai andando forte,
un'abitudine, una brutta bestia, un parassita che lentamente infesta tutto quanto fino a prendere il potere e non riesci più a reagire. E ogni giorno mi sveglio e provo a dire questo è un giorno nuovo. Lo esplorerò partendo da ora e da qui. Vai così, vai così, vai così, vai così. Stai andando forte, yeah. Apri tutte le porte, gioca tutte le carte, fai entrare il sole. Stai andando forte, apri tutte le porte, brucia tutte le scorte. E quando il sole non c'è, lo cerco dentro di me. Se tu mi guardi una volta, mi basta per ore. E quando il sole va via, se tu mi fai una magia, sento tornare. Fino a qualche anno fa ero super permaloso e ora lo sono anche di più, quindi è un peggioramento in realtà. No, io invece sto un po' imparando a chi se ne frega, anche perché poi ieri poi ci pensavo, la gomitata sui denti l'ha data a me, ma non è che la voleva dare a me in quanto persona, la voleva dare a me in quanto avversario. Ci sta, anche io le cose che gli ho detto brutte non le volevo dire a lui in quanto persona, non lo so, e era un po' in quanto tafferuglio del momento. Però insomma, l'importante è anche capire poi che si sbaglia, si reagisce. Comunque credo un mio compagno di squadra perché non me li ricordo tutti bene i nomi, mi ha mandato la classifica, pare che siamo primi, eh? Abbiamo scavalcato quelli con cui abbiamo giocato ieri, adesso siamo primi a un punto, devo dire loro forti. Noi ieri con un po' di grinta siamo riusciti a limitare i danni. Al telefono c'è Melania, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno Meli. A tutti. Come Ciao. Stai Meli? Come ti chiamano gli amici? Meli, Melli? Sì, Meli, e ci sono alcuni mi chiamano anche Mela. Mela, ti piace Mela? Sì. Sì, perché siamo in confidenza con queste persone, quindi lo accetto. Mela mi sa più di Carmela, però anche di Melania. No, ci sta. Sì, no. Mela, sì, va bene. Di lavoro gestisci la yogurteria del marito. Cosa vuol dire gestisci? Sì. Che lui lavora. Ora tu stai lì dagli ordini? Allora no, metti qua, metti là, sposta lì, fai così, fai su, fai no, giù. No, in realtà abbiamo due attività. Lui ha un panificio e questa yogurteria. Però lui si occupa del panificio e io mi occupo della yogurteria. Ah, che bello. Bene, bene, sì. Bene. Riuscite a lavorare bene insieme? Bisticciate? No, perché, giù. Fortunatamente lui sta sempre al panificio, infatti io mi occupo della yogurteria e quindi non litighiamo. Ah, vedi, il segreto comunque in tutte le relazioni segreto, di coppia sì, è non vedersi. Non avere, esatto. Cioè avere a che fare il meno possibile. Ma infatti... E lì l'amore? Perché lui mi ha detto ti fai come se fosse tu e gestisci come vuoi tu e come preferisci. Ah, bravo, e bravo, bravo. Bene, quindi ti lascia fare. Senti, sì. Oggi stiamo provando a parlare di miglioramenti personali, no? Sì. Come dicevo prima, io un tempo sarei stato molto più litigioso, fa strano dirlo il giorno dopo che hai litigato, però sarei stato più litigioso e contento di aver litigato, invece ieri mi è scappato un po' questo litigio e poi andando a casa ero spiaciuto proprio, ero spiaciuto con me stesso, ero spiaciuto con quella mi spiaceva perché comunque litigare ti lascia sempre addosso qualcosa di negativo, sì, comunque bocca, sì, non importa chi ha ragione, chi ha torto, ne esci sempre un po' triste così. Il tuo miglioramento personale qual è stato? Sì, praticamente io in passato soprattutto diciamo che dicevo tutto quello che pensavo con educazione, sì. Però comunque mi scappava detto dei giudizi o delle cose che pensavo anche se magari non era il caso. Sì, sei una di quelle che rispondono a domande che nessuno le ha fatto,
giusto? Sì, anche, cioè, oppure magari se mi ricordo questo episodio, se era in questo ristorante e questo signore proprietario ci diceva tutto bene, tutto a posto, il mangiare è buono, e io dicevo sì sì, tutto a posto, però poi in realtà c'era questo risotto che non ti convinceva, sì. Lui tornava tutto a posto e alla fine io ho ceduto, gli ho detto che questo risotto non ce la farei. In bianco mescolato a cotte e vongole, io per esempio a casa lo faccio in un altro modo, lo faccio saltare nella padella, e questa cosa mi sono un po' pentita. Sai che l'altro giorno eravamo al ristorante con le bimbe, no? Che comunque portare i bambini al ristorante è una cosa che io cerco di fare anche il meno possibile, perché comunque sia, poi sono abitudinari, ma vogliono mangiare come mangiano a casa, al ristorante certo. Magari non hai tutta la scelta, non sanno, tutto giusto. E quindi hanno preso un piatto di pasta ragù, che però a volte al ristorante te la fanno un po' più speziata, ci mettono delle spezie dentro, non era quel gusto lì, e quindi si sono lamentate, gli ho fatto una testa così, gli ho detto, allora quando siamo in giro, quando andiamo da qualche parte, così se ti chiedono com'è, è sempre la cosa più buona del mondo. Buono. Poi dopo a me, alla mamma, ci racconti cosa ti piaceva, cosa non ci piaceva, ma se uno ti chiede, digli sempre che è la cosa più buona del mondo. Esatto, che non so neanche se è giusto, non so neanche se è giusto, però cioè perché gli devi dire a uno che fa schifo, dai, cioè lui avrà fatto un po' di educazione. Vedi la Fosca che invece è una rompicoglioni con la patente, e lei dice no, io invece se vengo lì ti devo dire che mi fa schifo. No, non te lo dico di default, ma se me lo chiedi sono onesta. Ma no, com'è? Ma che imbarazzo. Ma lì ci sarà impegnato lo stress. Ma, ci sarà... ma guarda che a noi quando tu ci chiedi mica ti diciamo la verità. Noi ti diciamo ma sì Fosca vai bene. Vai sbagliate. No, non è vero. Melania, e quindi sei riuscita a mettere un po' di filtro, sì, diciamo che mio marito è un po' la parte razionale, sempre un po' più silenzioso di me, e mi ha detto non devi dire sempre quello che ti passa per la testa, devi riuscire a mettere un filtro tra il tuo cervello e la tua bocca. Sì, e ma piano sì, piano dopo tanti anni mi sono resa conto che sono riuscita, perché a volte mi viene da dire qualcosa, penso a mio marito e allora mi blocco e dico no, questa cosa me la porto a casa e non dico niente. Anche perché poi in realtà, cioè, non dicendogli che quel riso faceva schifo, la tua vita sarebbe cambiata in peggio? No, assolutamente. Forse in meglio. Ma sì, infatti. Senti, Melania, cosa ne pensi? Si poteva migliorare lui facendo quel risotto. Non lo so, anche questa è un po' una cosa, io la trovo sempre un po' presuntuosa pensare che un mio commento ti faccia migliorare. Non lo so, sì, io non vero, sono convinto no. che la gente migliori perché io ti dico che una cosa non mi piace. Non lo so. Detto questo, cosa ne pensi invece di quelli che sono una categoria, anche quella a parte, quelli che dicono io sono fatto così? Non mi piace. Neanche a me. Cosa vuol dire io sono fatto così? Non è che viviamo nel tuo regno, cioè non è che siamo nel tuo impero. C'è stata una discussione con mio figlio stamattina per la pagella, che lui ha detto parlare è più forte di me, non riesco. E io ho detto no, ti devi migliorare, non riesci a trattenersi, bisogna riuscire a cambiare, almeno migliorarsi. Completamente d'accordo, Melania, anch'io sono un po' against quelli, ma io sono fatto così, ho capito, allora inventati uno stato, fai come Peter Griffin, ti fai Pitoria, ci vai ad abitare tu e lì ti comporti come vuoi tu. Melania, ti mandiamo un bacione. Grazie, anche ciao, a voi, ciao, buona giornata. Ciao.
ascoltatore dice: io ho smesso di essere nervoso in macchina perché è una cosa stupida, visto che non sai mai chi incontri. Quindi non è che hai capito che è una cosa stupida, cioè è una cosa stupida a prescindere. Tu hai paura che uno tiri fuori una mazza e ti spacchi il vetro, poi che può succedere, cioè è stupido anche per quello. Ma anche se incontrassi solo persone per bene, è comunque stupido, cioè sei in macchina, stai andando da qualche parte, ma lascia perdere. Ma no, poi essere aggressivi in macchina mette in circolo un'aggressività che è anche pericolosa. Sì, no, cioè, beh, ma come tutte le aggressività, ma anche quello che è successo ieri poteva diventare magari pericoloso per niente, anche quello che poi ti dispiace quando vai a casa, no? Che dici: madonna, ma cosa serviva a far quella roba lì? E niente. Io ho smesso di mettere i puntini sulle i, scrive un ragazzo, una ragazza: non puntualizzo più, non faccio più commenti superflui, se una cosa non mi sta bene lascio perdere, non mi preoccupo di far notare all'altro il motivo per il quale quella cosa non mi sta bene. Stavamo giusto appunto discutendo che da ragazzini forse un po' più così, forse perché eri anche più intimidito. Adesso la Fosca rompe le palle a tutti, occhio, perché se vi becca che provate a saltare una coda, a fare una... lei vi sgrida. Io non ho più paura, signore, lei era dopo di me. Perché io non ti scavallerei il posto. E di solito... Allora, un'altra roba che si lega anche sempre un po' all'andare in macchina, no? Allora, io per esempio quella è una cosa dove raramente suono, urlo, blablabla. Una cosa che però magari può capitare di fare come a tutti è sbagliare tu a fare qualcosa, no? Ecco, quando io sbaglio a fare qualcosa e qualcuno mi suona anche incazzoso così, io chiedo sempre scusa, cercando anche di fare un sorriso: scusami. Poi basta però, cioè, mi hai suonato, ti ho chiesto scusa, basta. E quelli a cui tu fai le pulcette sulle cose, cosa ti dicono di solito? Cioè dicono: scusi, torni indietro? No, beh, quando fai, se uno sbaglia lo fai notare, si scusa. Io pure ti dico: oh, non avevo capito. Io ieri l'altro... I peggiori sono quelli che fanno finta di niente. Ah beh, quelli che si guardano le scarpe. Sì, ma io li continuo. Quelli che si guardano le scarpe. E tu hai contact prolungatissimo così. Potere della mente, ti esploderanno i piedi. Basta scusarsi. No, l'altro giorno ho sgridato due ragazzini per strada, perché io ero fermo al semaforo col motorino, loro sono arrivati su un marciapiede col bike sharing, sono arrivati e hanno buttato le bici per terra. E viva il senso civico. Così, allora gli ho detto: scusa, adesso la raccogli, no? E fa: perché è tua? E gli ho detto: sì, è mia, è di quel signore lì, è tua, quindi è di tutti, prendi e raccogli. Lui un po' borbottando, però l'ha raccolta, ma poi l'ha sistemata. Ma sì, infatti. Allora ragazzi, che mondo, Mauri, che mondo. In che mondo cresciamo i nostri figli, Maurizio? Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra poco in diretta su Radio DJ. DJ, riavvolgi. Always there when you call, always on time, gave you my late night lover, you know, the one that swing dick like no other. I know I got a lot of things I need to explain, but baby, you know the name, and love is about pain. So stop the complaints and drop the order of restraint. Our sex life's a game, so back me down in the paint. 'Cause I can't wait no more. This is about a quarter past three, and sure days I mean, I got the Bentley Ballet, and I'm just outside of Jersey, past the Palisades. And I love to see that ass in boots and shades. Roll down on the bed while I'm yanking your braids. Thug style, you never thought I'd make you smile while I'm smacking your ass and fucking you all wild. But we share something so rare, but who cares? You can, baby. I'm not always there when you call, but I'm always on time, and I gave you my all. Now, baby, be mine. I'm not always there when you call, but I'm always on time, and I gave you my all. Now, baby, be mine. Girl, get a grip, come on, pull it together. It's only a sun shower. We've been through worse weather like that. Stormy night, you wrote a dear job letter. It took my Benz and keyed and cut the leather. Bitch, you know better. Either M.O.B. Money over bitches, murder I.N.C. I got two or three hoes for every B. And I keep them drugged up off that ecstasy. I'm a playground legend like Kirk and Pee Wee. They
My nigga in the league got more game than me. I play harder. So many women I bothered. Meet them with scars and send them home hot and bothered. Truth to dare, this life ain't apparently fair. Ain't a love with no glare, is a crystal stare. But we share something so rare. But who cares? You care, baby. I'm not always there. But I'm always on time, and I gave you my all. Now, baby, be mine. I'm not always there when you call, but I'm always on time, yeah. And I gave you my all. Bombers boot when the coldest weather. And when I play, you play the same way. You freak me, baby. I fuck you crazy. Then I'm gone. Baby, don't really want me to get up and leave. Up that easy. Should be waking up wet for she's a. Remind these bitches to mind these business. Believe me, pimp game is very religious. And I'm built like a dumb bishop. Gold deep dish, money green bins. And my hoes is my witness. The life we share is a thug affair. But who cares? You care, baby. I'm not always there. But I'm always on time, and I gave you my all. Now, baby, be mine. I'm not always there when you call, but I'm always on time, and I gave you my all. Now, baby, be mine. Mamma mia, qua siamo entrati anche un po'. Bentornati intanto, sono le 12.40, siete sempre su Radio DJ. Stiamo parlando di chiedere scusa, di maturare, di non dire sempre la prima cosa che ti capita in mente. Stiamo entrando però anche un po' nel mondo cose che mi danno fastidio, per le quali impazzisco, anche questa io la condivido tantissimo. Quelli che buttano le sigarette dalla macchina, cioè che fumano in macchina e poi decidono che per terra va bene così. E una ragazza ha scritto che ieri era dietro a uno che ha svuotato tutto il posacenere, così, perché alzarsi e farlo in un bidone dell'immondizia, no, troppo. Tanto resto in galera. Ma magari, guarda, quelli e quelli che parcheggiano in doppia fila, un giorno la inventeranno la macchina lanciamissili. Non dirmelo che non ho ancora preso il mio rimborso io. Ah, è vero, non vi abbiamo aggiornato. Una delle prossime puntate ne parliamo. Vi ricordate il giorno in cui una macchina Enjoy era posteggiata in seconda fila? Alle 5 del mattino. Perché qualcuno che ha fatto sharing, poi anche lui ha deciso che non valeva più la pena trovare un parcheggio. No. Ha detto, vabbè, è tardi. Io sono arrivato, la lascio qua. Fosca non ha potuto muovere la sua macchina, ha dovuto prendere un taxi, ha chiesto il rimborso a Enjoy, che secondo me, giustamente, secondo Fosca no, le ha detto, amica mia, mi spiace, ma non è che posso rimborsarti perché tu non sei rimborsarti il taxi. Però non ha ancora preso il rimborso e pensate che Fosca si fermerà qua? No. Allora vuol dire che non la conoscete, ragazzi. Allora, sapete che cosa Fosca? Tanto tempo e tanta voglia di darvi fastidio, quindi Vi perseguiterà finché non avrà ottenuto. No, questa è proprio un'ingiustizia. Sì, ma di quelle che ti devi mettere in tasca, secondo me. Cioè, non puoi chiedere a Enjoy di recuperare questa cosa qua, perché loro cosa ne possono? Beh, allora cosa fanno? Supportano l'inciviltà dei loro clienti? No, però se domani io prendo un Enjoy, la uso un minuto, te la parcheggio davanti alla macchina, tu fai la foto, poi gli chiedi un rimborso del taxi, andiamo avanti tutta la vita così, diventiamo miliardari io e te a furia di chiedere rimborsi per taxi presi. Cioè, non è che possono coprire tutta quella roba lì, è una cosa ingiusta, ma io penso che se tu prendi un mezzo che non è tuo, firmi un contratto per cui sai che dovrai seguire delle regole. Le regole sono quelle del codice della strada. Ma sicuramente se avessero fatto in tempo ad arrivare i vigili, cosa che non fanno mai in tempo ad arrivare quando serve, mai ci mettono, cioè, magari c'hanno cose più importanti a cui pensare, non lo so, ma non arrivano mai. Se gli fanno la multa, il signore che ha posteggiato lì pagherà la multa. Sì, quello sicuramente. Al telefono, avevamo un attimo aperto un piccolo bar qua, così avevamo ordinato da bere, ci stavamo facendo i cazzi nostri. Vale, scusaci, ma come stai? Tutto bene. Da una vacanza. Sei di ritorno da una vacanza, che belli quelli che fanno le vacanze fuori tempo, cioè fuori sync rispetto agli altri, che così quando tutti sono a lavorare lei è lì che si può godere, mettere tutte le foto su lei ha messo le foto su Instagram e su Facebook? Ovvio. Hai l'auricolare e o il viva voce, Vale? Ho il viva voce. Cosa deve fare Fosca? Venire lì e prenderti a schiaffi o lo metti giù? Aspetta che lo tolgo. Vale. Dimmi. Ecco, guarda come si sente meglio. Come si sente meglio. Allora, sentivo anche una voce maschile. Sentivo bisbigliare lì alle tue spalle. Chi è, il tuo fidanzato?
Esatto. Il soggetto il colpevole. Il colpevole del tuo messaggio, racconta un po'. Ma niente, lui ogni tanto, ecco, come prima dicevate, parla così senza filtrare quello che dice, ecco, cioè non c'è un filtro tra la bocca e il cervello, quindi ogni tanto escono cose che magari potrebbero offendere oppure potrebbero non essere ben compresi da tutti. E il problema principale. Certo. Il problema principale è che lui, essendo medico, ha comunque a che fare con persone che stanno male, che hanno bisogno costante. Poi adesso comunque siamo in pandemia. E lui cosa fa? Il dottor House? esatto. Fa il dottor House, cioè tu vai lì, ti lamenti e dici dai ma non mi rompere i coglioni, su che non c'è niente. Cioè ti tratta male i pazienti. Hai capito in pieno. Come si chiama? Nicolas. Mi passi Nicolas? Sì, però bisogna che ti metto il mio voce perché sta guidando. Ah, lui sta guidando. Dai, allora in questo caso è concesso un piccolo viva voce solo per lui. Dai, mettigli il telefono. Lo avvicino più possibile. Beh, brava, mettiglielo lì vicino. Testa calda. Ah, sono col viva voce, sì. Okay. Sì, ti sentiamo. Ciao Nicolas. Innanzitutto voglio sapere quanto c'è di vero nella descrizione che ha fatto la tua fidanzata di te, perché poi ognuno di noi vive la sua vita e la sua vita negli occhi di qualcuno che lo racconta un po' come vuole. È effettivamente così? Sì, no, effettivamente sì, ma non è solo lei che me lo dice, un po' tutti mi dicono che non ho filtro tra il cervello e la bocca, però quando la gente mi chiede sempre le stesse cose, anche per magari sul lavoro, per un raffreddore, una volta per un raffreddore, cioè non sì. È che ti fanno tutte le stesse storie, invece adesso sale tutta, si fa la tragedia per un semplice raffreddore, quindi sì. Poi dopo... Capisco quello che dici, Nicolas, perché effettivamente è vero che a volte uno potrebbe essere un po' più cortese, è anche vero sì. Che la gente, a furia di farti domande stupide, te le tira fuori un po', no? Esatto. Cioè a volte te le tirano proprio fuori con le pinze le risposte. Che no, certo, succede. E senti, e in che modo la tua fidanzata ti sta facendo migliorare? Che è una cosa bellissima, sai, io sono un grande sostenitore della teoria che le coppie non siano migliorative, cioè quando si sta in coppia è difficile migliorare, ma tendenzialmente ci si peggiora l'un l'altro. Lei invece no. Ti ha fatto migliorare, in che modo? Sì. No, lei ci prova, io poi dopo sono un cane, quindi non è che ci riesce sempre, però mi dice sempre, magari qui potevi rispondere un pelino, essere un po' più cortese. Sì, smussare, è tutta questione di smussare, dobbiamo imparare a smussare. Però io dico, cavolo, ma te mai conosciuto che ero così, quindi vuol dire che, bene o male, dai, con le persone un pochino... Se a te sono piaciuto, vuol dire che un minimo di savoir-faire, di sapermi comportare, riesco a gestirlo. Senti, dico solo che, dimmi. Una cosa veloce. Per San Valentino abbiamo messo una foto su Instagram alla Sandra e Raimondo Vianello. Che noia, che barba, che litigate con esatto, i piedi nel letto esatto, e con la gazzetta esatto, dello sport. Esatto. Che bello. Senti, Nicolas, te l'hanno già detto in tantissimi che hai la voce uguale a quella di Valentino Rossi o è un effetto solo del telefono? Guarda, abito a 2 chilometri da casa sua, quindi... In quel raggio di 2 chilometri parlate tutti così? Montecchia, cioè, Tavuglia, tutti... Montelabate, parliamo tutti così. È qualcosa che è nell'acqua dei rubinetti, cioè chi vive in quella zona lì comunque parla così. Nicolas, ti mandiamo un abbraccio e un saluto anche alla tua fidanzata Vale. Ciao. Scusami, ridai il telefono un attimo a Vale col viva voce? Eccomi. Stai parlando di nuovo col viva voce? No, sono attaccata. Perché lui si sentiva bene col viva voce, è più bravo di te a parlare col viva voce, Nicolas, A questa dote. A questo talento. Le parole sono il suo forte, no? Comunque, effettivamente anche tu parli come Valentino, c'ha ragione, anche tu hai la voce un po' alla Valentino Rossi. Vale, ti mandiamo un bacio. Grazie, ciao. Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro è una stella ubriaca. Che sta pendolone sopra il muro dei messicani, che si aggiusta il vento tra i capelli con le mani, agli occhi di chi ha fatto viaggi straordinari. Come ti chiami? La ragazza del domani, con un filo di voce, parla con i telegiornali e dice un sacco di cose. Ci fai da sola sulle spiagge tropicali, è così bella che potrei ancora innamorarmi. Ora che sei qui non te ne andare, per favore rimani.
su un veliero, ho negli occhi la ragazza del futuro, eri tu che volevi tornare indietro. Ragazza del futuro, sei persa in una strada. Sembri spaventata, sali sulle scale mobili di un aeroporto, cammina sopra il pavimento instabile del mondo, e non aver paura, è solo un altro giorno qui, dammi le mani, balla, balla, figlia del sole. Pensiero. Ho negli occhi la ragazza del futuro, eri tu che volevi tornare indietro. Ah, ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada, la ragazza del futuro. Forse l'ha trovata. Mentre voi. Ragazzi, possiamo dirvelo, a noi non ci piace mai bullarci, fare un po' quelli che se la tirano così, però oggi avevamo ospite Valentino Rossi, che è stato al telefono con noi in macchina con una sua fidanzata, tanto che poi infatti avevamo subito Cesare Cremonini pronto, che è uno dei suoi migliori amici. Secondo voi è un caso? Non abbiamo pensato in scaletta di mettere Cesare Cremonini dopo la telefonata con uno che siccome abita vicino a Valentino Rossi ha la voce come Valentino Rossi. Allora, ci è arrivato anche questo vocale, io ve lo faccio sentire. No, aspetta che mi è sparito, vai. Ciao Ale, visto che parlate di me, ti mando un saluto. Ciao da Valentino Rossi. Allora, noi quando voi mandate i numeri, i messaggi, noi, solo per noi, possiamo vedere il numero di telefono da qui. Il numero di Vale è un altro, però la voce è proprio sua. Oh, magari c'ha due telefoni, o magari il numero che ho io è vecchio. Non lo so, però... matura. È un po' Valentino Rossi 99-2000 questo, è un po'... Aspetta, risentiamo, risentiamo. Sì, sì. Ciao Ale, visto che parlate di me, ti mando un saluto. Ciao da Valentino Rossi. E poi forse non avrebbe detto ciao da Valentino. Cioè, è proprio una roba degli imitatori, poi il nome è Lauretta. Vero, vero. Lauretta dice ciao da Vittorio Sgarbi quando finisce. Ti chiederai perché sono entrato. Dimmi tutto. È arrivato tardissimo il messaggio che aspettavo da tutto il giorno. Vai. Ci ha scritto Mirko, quello che t'ha menato ieri. Quello con cui abbiamo litigato. Porca miseria. No, Mircone, allora se ci stai ascoltando mi spiace. Cioè, voglio raccontare la mia versione dei fatti. Accidenti. Troppo tardi. No, dai. E come fai? Vai, non voglio, cioè, ha detto voglio intervenire. Ah, in radio. Allora, se il pubblico si è appassionato di questa saga di litigi, una roba tipo The Crown, così, domani. No, domani c'è l'Andreoli. E noi chiediamo l'Andreoli cosa ne pensa. No, infatti, che c'ho bisogno dello psicologo. Io c'ho chiaramente bisogno dello psicologo. Quindi partiamo con Mirko e poi raccontiamo questa cosa. Sentiamo anche la sua versione dei fatti. Allora, domani. Che teaser! Mamma, che teaserone, ragazzi! Io non so come facciate a passare le prossime 23 ore in attesa di questo momento. Tenete duro, grazie mille a Maurizio, a Fosca, a Walter. Ci sentiamo. E non è sbagliato. Manca un minuto. Va bene. Ah, manca un minuto. E allora non potevamo chiamare Mirko? In un minuto.
Vabbè, lo salutavamo, ciao, vabbè, dai, niente, allora andiamo, saranno affari di ciao belli regalarci un minuto in più della loro comicità. Grazie a tutti, ci sentiamo domani da mezzogiorno all'una su DJ, ciao!